Ragazzi, eccoci qua, nuovo video. Io sono Calita Duccio e lei è Zenziana. La mia sorellina. Siamo qua per fare una specie di challenge rischia il gusto, assaggini, sì, cose divertenti. Assaggiamo snack, sì, nella verità, ok, vediamo un po' con l'algoritmo. Allora abbiamo pensato di fare questo video così sgranocchiamo anche qualcosa, sperando che ci sia qualcosa di buono in queste cose che abbiamo comprato. Sono tutti snack, diciamo, un po' asiatici, un po' qualcosa italiano, tipo per questo qua scritto così in cinese, fatto bene con i panieri. Alcune cose abbiamo comprato da Lidl, altre cose da Tiger. Noi diciamo che sapete che siamo un po' le bio sorelle. Come abbiamo fatto la versione bio della pizza challenge, ora facciamo questa versione bio del Digi Snack Challenge. La versione bio del Digi. Ovviamente tutti gli snack che abbiamo scelto, ragazzi, sono senza olio di palma. Sono buoni buoni e naturali, insomma, senza troppe schifezze, perché non potevamo mai fare una challenge mangiandoci le schifezze con l'olio di palma. Non sono grazie gelati. Bene, sono tipo però noi strane, non ci basta di assaggiare il snack, dobbiamo anche ficcarci dentro cose strane. Sì, perché dato che vi vogliamo far divertire, abbiamo pensato di rendere un po' più schifosa questa challenge e quindi schifezzire ancora di più questi snack. Zapperemo, ossia inzupparli in qualcosa di schifoso. Ovviamente che una persona normale con un cioè, con un cervello non farebbe mai, ma noi facciamo perché noi siamo abbiamo il cervello, però ogni tanto lo spendiamo, no, così non mettiamo a riposo. Inzupparenti in cui inzuppare, ok, insomma. Io glielo scriverei okay. Un bigliettino in cosa inzuppare. Scriviamoli e poi iniziamo. Vuole qualcuno in più, no? Sì, dai, scriviamo. Leggiamo tutte le schifezzine in cui dovremmo inzuppare questi snack. Vai, una tu, vai. Pronti, via. Caffè! Che spero che scalenti perché menzionavo del caffè. Sciroppo d'acero, ti piace tanto? Ma dolce, sulle patatine, vabbè. Cioccolata calda, la bella patatina, però cioccolata calda. Marmellata! Miele! Quasi siamo avvicinate. Pure io penso cioccolato. Vabbè, cioccolato fuso. Sì. Ok, fondente. Salsa di pomodoro cruda. Aceto! Yeah. Aceto con per colmo. Coca-Cola, inzuppami nella Coca-Cola, sarà fantastico. Yogurt! Non può mancare. Adesso le chiudiamo, le mettiamo tutte qua dentro così le estraiamo. Questa è una cosa che nessuno ha mai fatto, abbiamo inventato noi, perché di solito si assaggiano solo questi snack, però spesso contengono schifezze, dato che noi l'abbiamo scelti abbastanza sani. Dovrebbero essere buoni. Dovrebbero essere forse buoni, abbiamo pensato sta cosa, fateci sapere se vi ci piace. Eccoci, allora assaggiamo. Quale assaggiamo prima? Ma come? Dobbiamo raggiungere 10.000 like! Quasi dimenticavamo, ragazzi, mi raccomando. Vogliamo fare, ragazzi, una nuova challenge, sì, che ci avete richiesto tantissimo. La No Mirror Makeup Challenge, esatto, cioè quella, sì, che ti vedete truccare senza specchio. Senza specchio. Se vi piace, sarà veramente un disastro. Metteteci tanti mi piace, tanti pollici in su, così appena raggiungiamo 10.000 like la registriamo subito. Ci dite sempre che vi piacciono questi video, quindi mi raccomando, tanti like, così ne facciamo subito un altro, non vi facciamo aspettare tempo, magari anche challenge! Sì, magari già la settimana prossima subito lo carichiamo, però dobbiamo raggiungere 10.000 like. E sarà un disastro perché noi non ci sappiamo toccare già guardandoci allo specchio, figuriamoci non guardandoci, vabbè, bendate. Poi saremo tutti trucchi strani, sì, sì, diventeremo dei clown, vabbè. Cosa assaggiamo prima? Queste, le più strane. Queste che gusto sono? Sono snack delle patatine snack al gusto di latticello e mezzo. Diciamo che il gusto non è quello, proviamo, dai. Magari che sto buono. Il profumo io non sento gli odori, mi puzza un po'. Ma puzza di cipolla, però. Ma cavolo, che sta puzza? Giuro, ma ti ha chiuso già lo stomaco sta puzza. Meno male che erano buoni questi snack. Ma puzza di fogna. Che schifo. Ma oddio. No, ma è brutto. Sembra che mangi una pianta intera di menta. Io odio la menta. Inzuppata nel latte, latticello e menta. Che è andata male, la menta è andata male. Mi schifo. Mamma mia, ragazza. Beh, appena metti in bocca sembra buona una patatina. Invece poi non gusta male. Vi giuro, una roba proprio, no, ragazze, orrida. Non mi piacciono proprio. Ma pure la puzza, vabbè. Voto 2! 1 io! Beh. 2 meno! Inschifezziamo questo snack, c'è dai! Tempo, però. Che già va schifo! Pari o dispari, che te lo fa? E poi dispari! Pari! Noi da quando abbiamo 2 anni, che tipo siamo piccoline, io sono sempre pari e sempre dispari, quindi ormai non lo diciamo neanche più. 1, 2, 3! Yeah! 5 vinto! Inizia tu! Allora, stava a dire già la schifa! Prendi la cosa del bambino, il cagliettino! Vediamo cosa scegli! C'è una cosa buona, ma non c'è sta niente buono!
Sciroppo d'acero! Dolce, vado a prendere! Fai sciroppo d'acero, patatina. Fai, molto. Non ne mettere tantissimo, Nancy? No. Madonna mia, che bontà, lo sciroppo d'acero è mio! Mangia! Com'è buono lo sciroppo d'acero! So già che vomiterò alla fine di questa parte. Com'è buono! Aspetta, ma lo sai che diventa più buona, mi giuro! Davvero? Ma un dolce! Mi giuro, cioè! Sciroppo d'acero top sulle patatine, ok? Devo fare le patatine dolci, wow! Sì, sono noi! Continuiamo con un altro snack. Io direi di assaggiare questi qua di Tiger. Le apple chips, queste dovrebbero essere tipo delle mele. Scoppi in aria, cacchio. Sempre sono scoppi. Ehi, c'è la bomba. Ma che c'è? Ma che intelligenza! Okay. Abbiamo prodotto tutta la busta, però dobbiamo riuscire. Dai, assaggiamo. Ta-ta-ra. Queste sono buone. Queste mi piacciono. Questo è uno snack dolce, buonissimo. Queste sono le classiche mele essiccate. Buonissime. Buone. Tutte sono anche naturali perché non ci sono zuccheri e oli aggiunti. Oh, ma queste sono top. Voto 8! Yeah! E tu? 7! Ok. Speriamo che esce qualcosa di schifosissimo. No, lo sai cosa non voglio? La salsa di pomodoro. La salsa di pomodoro. Marmellata. Questa è la marmellata. Marmellata. Zuppo direttamente, raga. Il zuppo della marmellata. Vai, marmellata, vai. Schifo. Cioè, tutto sotto le mani. Aspetta, un altro po'. Quante ne hai? Vabbè, le palline della marmellata. Vai. Questo secondo me è buonissimo, la marmellata, vabbè. Ragazzi, è da provare. Buono. Lo mando una volta parlare di una marmellata. Ah, vabbè, top, vabbè. Ho vinto io, Testo, testo. Testo, il gustone. Questo che gusto sono? Chi senso si chiama pesce? A gamberi. Ok, dopo la marmellata c'è stata lì, gamberi ci vuole. Come sono? Assaggiamo. C'è la marmellata sulle mani. Ci vorrebbe la pasta di soia. Ma non l'abbiamo messa gli ingredienti. Buona. Voto 9. Due più a due. Sei troppo buona. Non fai, vado io, proviamo a schiacciare un pochino. La Coca-Cola. Ecco la Coca-Cola con la stevia, vai a dire. Se mi sono tutta di Coca-Cola. Va bene, io vado. Secondo me sono buone, guarda, gamberi e Coca-Cola è una coppiata vincente. No. Ma ce l'ho proprio. Ah, per dire tutto che fa schifo. Schifo, ti sono orride. Quelle sono così buone. Ah. Ovviamente questa sfida la stavo facendo appena dopo aver pranzato. Per rendere tutto più difficile stavamo praticamente col mangiare fuori dalla bocca. Quindi adesso stiamo scoppiando e vomiteremo alla fine, vabbè, ovvio. Direi di assaggiare adesso queste qua, perché dato che quelle hanno un altro gusto, ma facciamo schifo, io suppongo anche queste lasciano schifo. Queste che gusto sono? Queste sono pomodoro e curry. Quindi dovrebbe essere buone, ci credete? Sono quelle che abbiamo comprato all'Lidl, che avevamo fatto il video di tutte le cosine che abbiamo comprato. Come sono? Ve lo facciamo sapere. Assaggiamo anche queste. Queste che sono? Curry. Quanto è troppo forte. Madonna, non so come a me non piacciono, sono amare.
Andate. Tipo facciamo buttare un chilo di sale e di peperone sopra. Andate a male. Voto 3. Pure io. Un po' di più di due di quelle, ma io voto il mare. Anzi, con un'altra schifezza sola. Sì, esatto, vai. Salsa di pomodoro cruda. Yeah! Eccola, salsa di pomodoro bio, ovviamente. Secondo me è buonissima. Dai, mangia, vai. Che schifo, a me non piace la salsa di pomodoro. Com'è? Ultimo snack! Yeah, finalmente ultima partita! Questo l'abbiamo portato per la fine sperando che sia buono. Sono le veneziane, questo abbiamo trovato al suo mercato, gusto pizza, non fritto, quindi dovrebbe essere proprio un gusto pizza. Sane, lo snack grill, sì, speriamo che è buono. Secondo me fanno il vabbè. Il profumo è bellino. Vediamo, poi sono rotelline. Ciambelline. Facevo quando ero piccola così io. Buona, ma sono buona. Vota! Vieni! Anche io sono buonissima! Ma poi sono più sano, non fritte, vieni! Va bene! Inschifezziamola un poco, ultima io, tocca a me! Vado! Vai, vai! Yogurt! No! Erano buone, ma erano schifo! Ecco, la patatina dello yogurt, vediamo com'è! Abbondante, brava! Abbondantissimo! Io vado, ragazze! Vai! Yeah, buonissima! Com'è buono lo yogurt greco? No, oh, mamma è andata una cosa così schifosa, me lo vedete? Aspetta, ma già stanno 8 più di patatine per coprire il suo sapore. Diteci voi chi ha vinto questa challenge, chi ha avuto più coraggio a mangiare questi snack schifosi. Secondo me io ho vinto e tu hai perso. No, pure io, perché io l'ho mangiato con la salsa di pomodoro cruda. Comunque, ragazzi, come penitenza da fare, voterei per far fare la penitenza a Nancy di fare uno scherzo telefonico a una per a qualcuno. Decidete voi. E io invece a Nancy. Io invece a Candita gli faccio come fare come penitenza, si deve tingere i capelli di rosa. Le cose. Ma quanto mai? Sì, sì. Votate, mi piace. Mi lesci i capelli di rosa. No? Tingiamo i capelli di rosa a Carlita. Ti piace tanto il fucsia? Ma no, sui capelli. Ragazzi, decidete nei commenti quale penitenza dobbiamo fare, chi deve perdere, chi ha perso secondo voi. Mi raccomando, tanti pollici in su per questo video e noi mandiamo un bacio grandissimo. Mua! Ciao! Yeah.